Maurizio, partiamo dalla tua formazione, poi andiamo a identificare il lavoro del tuo studio e poi scendiamo, come sempre, nel dettaglio di un tuo progetto per ArchiMovie. Ma io sono sempre stato un uomo particolarmente curioso, sono sempre stato attratto. Dai processi di formazione della cultura e non necessariamente ho deciso di fare l'architetto perché mi piaceva l'architettura. La mia formazione fondamentale è quella connessa alla musica. Anche se sicuramente ho avuto un percorso abbastanza importante nell'ambito dell'arte, io ho avuto due gallerie d'arte a Milano. Quindi sono arrivato all'architettura eh, come se volessi indagare tutte le altre di discipline prima di arrivare appunto a una delle arti fondamentali per poi capire che tipo di lettura potesse esserci attraverso l'individuazione di percorsi che non sono propri dell'architettura, non è multimedialità, perché la multimedialità la realtà è un tema di ibridazione di sovrapposizione. Io cerco da teorico perché poi ho sempre privilegiato l'aspetto teorico del processo di formazione dell'architettura. La realizzazione mi interessa fino a un certo punto, ma cerco di dare dignità anche all'idea che filosoficamente l'aspetto teorico sia importante come l'aspetto delle prassi. Ho fatto un percorso classico al Politecnico in epoche molto complesse molto, ma anche molto stimolanti, molto interessanti perché non era soltanto la, la fine della seconda contestazione eh, fino ad approdare a un, solita, le solite attività di uno studio che parte piccolo poi diventa un po' più grande poi ritorna ad essere eh, più piccolo fino ai tempi recenti in cui evidentemente abbiamo avuto la fortuna di poter fare e di poter lavorare a progetti di una certa dimensione. Architettura come somma delle arti. Mi è piaciuto ascoltare la tua introduzione. L'altra sera avevo ho avuto la fortuna di rivedere in Andavigo dopo tanti anni. Una persona che ha indagato là, è stata moglie di Manzoni, insomma ha frequentato il mondo dell'arte in maniera importante, ma quello che riscontro, così come nel mio maestro posso dire Enzo Mari, è una perentorietà della figura, delle affermazioni, delle, dei punti di vista. No? Eh, questo mi sorprende ogni volta quando incontro persone che hanno vissuto quegli anni, cioè dei giudizi scolpiti proprio nel, nella pietra, delle posizioni che non possiamo definire a prioristiche, sono delle posizioni però molto molto come dire presenti, urlate, ecco questo modo qui di fare una certa critica, di parlare di progetti, forse l'abbiamo un po' perso, siete tutti molto eh, capaci di mitigare le posizioni, di andare, non, non ti voglio provocare, so... vedo che stai sorridendo, so che sei pronto alla provocazione, però queste posizioni forti esistono ancora ed esistono in rapporto al nostro lavoro, al vostro lavoro di progettazione. Allora, le, mh, questa è una bellissima domanda. Perché, prima, bisognerebbe chiedersi se effettivamente esiste ancora la critica, e ho dei fortissimi dubbi. Uh, le posizioni forti non ci sono più perché si preferiscono, ma è normale. Le posizioni di comodo. Uh, io scrivo per il Corriere della Sera e l'unica volta che ho rischiato una querela. È stato quando ho spiritosamente parlato di un, un obbrobrio architettonico di questa città, paragonandolo ai bagni di San Siro. Il personaggio che l'aveva progettato ha mandato una lettera di sette pagine al Corriere ehm, minacciando di querela il sottoscritto, Ferruccio De Bortoli, Paola D'Amico, eccetera, eccetera. Allora, la critica viene vista come un'aggressione personale, perché non abbiamo più la capacità di porci su piani dialettici. Eh, se tu attacchi una mia architettura automaticamente diventi un nemico da battere e quindi io uso altri mezzi, non ti rispondo. Vado per vie legali, utilizzo, eh, non so, per esempio, strumenti che non sono propri della dialettica. Un tempo sarebbe stato assolutamente impensabile qualcosa del genere. Ci sarebbe stato un dibattito. Andiamo nel dettaglio di un tuo progetto che presenti oggi ad Archimovie per stare dentro la struttura del nostro format. E poi continuiamo a parlarne in modo un po' diverso. Allora, la... noi abbiamo avuto la fortuna di vincere questa gara per la realizzazione delle architetture di servizio dell'Expo che erano gli standard, i servizi di una piccola città completamente autosufficiente che doveva avere quindi spazi dove mangiare spazi dove spletare le funzioni corporali, farmacie, luoghi di servizio e quant'altro. Allora detta così eh, può, può sembrare un piccolo progetto o quant'altro, invece stiamo parlando di 20 edifici di dimensioni diverse che dovevano avere un'immediata identificabilità all'interno di un percorso che era quello di Expo, estremamente caratterizzato perché l'Expo ha questa caratteristica, tutte le Expo del mondo hanno questa caratteristica. Che ogni paese dà il meglio di sé, cioè sono delle prove muscolari straordinarie e quindi è logico che noi invece dovevamo dare un senso di servizio molto essenziale. Infatti, nella progettazione, siamo arrivati quasi alla definizione di uno schema che era prettamente geometrico: lo stesso materiale, le strutture sono tutte di legno di abete, non erano colorate, cioè quindi erano, non avevano nessun tipo di finitura, erano delle pause all'interno del discorso dell'expo, ma proprio questo essere delle pause le trasformate in elementi caratterizzanti del percorso dell'expo, anche perché a differenza delle grandi prove muscolari, questi edifici resteranno. Stiamo parlando di 60.000 m quadrati, eh, ripeto, di edifici alcuni lunghi 185 metri e larghi 20, per cui è stata una cosa straordinaria. Devo aggiungere un'ultima cosa unica che credo non mi succederà mai più nella vita ormai ed è stata quella di arrivare a presentare un progetto che è stato realizzato dopo dieci mesi. Se io vi facessi vedere un render vicino a un edificio realizzato è impressionante immaginare che un, un anno prima quello era un pezzo di carta che poi è diventato un luogo dove 22 milioni di persone sono entrate delle cesure in un certo senso di tessuto ma in realtà poi delle cesure istantanee perché si sono realizzate subito. Alla fine di questa nostra breve chiacchierata per Archimovie, mi piacerebbe veramente andare avanti delle ore ma il format è così. Di solito chiediamo che edificio ti piacerebbe progettare a livello tipologico che non è ancora affrontato però io voglio girare una domanda. Siccome frequenti il mondo dell'arte, scrivi il, il sogno, la fantasia, l'immaginazione è dentro la tua vita per forza di cose. E allora ti faccio la domanda un po' marzulliana, quanto nel progetto architettonico ancora c'è effettivamente di immaginazione, di annizione, di scoperta tra il disegno e la realizzazione? È una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché in effetti l'aspetto ideale, che è quello della teoria appunto, viene, finisce nel momento in cui diviene prassi. Per cui è logico che la realizzazione stessa di un'architettura è come se fosse la negazione dell'architettura con la maiuscola. Quindi è normale. Che per noi architetti che abbiamo un certo tipo di formazione, non dimenticare che io ho studiato all'Architectural Association di Londra in un periodo in cui veniva negato il valore della realizzazione dell'opera e c'erano Frampton, Rencolas, Zaadid e questa gente. Quindi, che poi invece hanno costruito moltissimo, naturalmente, ma accade sempre così. Allora, il tema centrale è proprio questo. Io trovo una discrasia enorme tra l'idea dell'architettura e la sua realizzazione. Per quanto imponente possa essere il lavoro di trasformazione di quest'idea in una cosa. Non è possibile immaginare una cosa del genere perché sono due mondi diversi, uno comincia dove finisce l'altro, quindi è praticamente impossibile. Tra l'altro noto che la teoria ormai viene ritenuta un elemento assolutamente marginale, l'aspetto concettuale che secondo me è determinante per l'architettura è stato letteralmente cancellato dai processi di formazione dell'oggetto di architettura. Non lo faccio mai, do un titolo a questa intervista che è Levare, battere, arsi, tesi. Grazie, te ringrazio. Grazie a te.